Una conferenza per presentare a tutti i giovani candidati alle amministrative. Beh, crediamo che il progetto del Partito Democratico non possa non passare per il patto generazionale che è necessario a questo Paese ed è necessario al partito affinché la nuova linfa vitale e lo spirito guerriero delle giovani generazioni possa dare il suo contributo anche in questa campagna elettorale. Ed è per questo che noi in sette comuni abbiamo in sette comuni dove si vota: Parabita, Martano, Novoli, Galatina, Veglie, Maglie, abbiamo dei nostri candidati. I ragazzi sono stanchi di fare il volantinaggio e l'attacchinaggio, ma sono pronti a dare il proprio contributo sulla piattaforma programmatica e politica di questo partito. I giovani democratici provinciali in quest'anno hanno dimostrato di riuscire a tenere alta la dignità delle giovani generazioni. Abbiamo parlato di temi forti come l'ambiente, come il lavoro, le politiche universitarie, l'aiuto a tutti i precari. Siamo stati in grado quindi di tenere alta la piattaforma politica di questo partito e oggi ci presentiamo con il nostro entusiasmo, con le nostre proposte politiche, a voler rappresentare la nostra generazione all'interno del Partito Democratico nei sette comuni che ho prima citato. Oltre al fatto dell'età, qual è l'altro dato che accomuna tutti i giovani democratici? Sicuramente, essendo giovani democratici, siamo le nuove generazioni, le nuove leve del Partito Democratico, quindi sostanzialmente è normale che noi abbiamo forti noi quei principi e quei valori come l'antifascismo. Crediamo nella solidarietà, nella giustizia civile, nella giustizia sociale, cioè crediamo nell'uguaglianza e crediamo che questi valori non possano essere dimenticati, come purtroppo sta succedendo, ma crediamo che noi giovani dobbiamo farci portavoci di queste parole che sono antiche ma che possono rappresentare veramente il futuro, che dia lo scacco di orgoglio a questo nostro paese. E cosa lamentate ai grandi? No, aspetta. Cosa rimproverate ai grandi? Beh, i grandi naturalmente sono abituati a fare politica in maniera seria, loro parlano più il politichese, noi invece parliamo la lingua, una lingua nuova che non è il politichese ma è la lingua del cuore, della speranza, della passione, ed è con questo nuovo linguaggio che vogliamo porci all'attenzione non solo delle nostre generazioni ma di tutta la società, perché crediamo che la politica ha bisogno anche di questo. Come è stata la scelta e cosa ti aspetti da queste elezioni? Sono Monia Miglietta e sono la candidata dei Giovani Democratici nel comune di Novoli. La decisione di questa mia candidatura è venuta innanzitutto per il fatto comunque che credo che i giovani oggigiorno non debbano soltanto essere utilizzati a fine propagandistico, perché durante tutte le propagande elettorali si parla tanto dei giovani, ma è necessario che i giovani siano personalmente protagonisti della campagna elettorale e quindi che si schierino in prima persona e portino avanti quindi i loro ideali. Cosa può fare il Partito Democratico per i giovani? Ma lo fa già, insomma, fa già tanto. La giovanile dei democratici qui a Lecce è ormai una realtà, una grande realtà di tante persone che stanno crescendo, si stanno formando in modo autonomo attraverso appunto specifiche iniziative di formazione e soprattutto in questa fase stanno mettendo a disposizione dei propri territori, delle proprie comunità, la loro piccola o grande esperienza per la crescita collettiva delle istituzioni, quindi dei comuni. In questo caso. Noi siamo orgogliosi di questo perché il futuro del Partito Democratico continua da questo aspetto e soprattutto da questo, perché non bisogna enunciare soltanto un impegno a favore dei giovani, ma bisogna praticarlo, e in politica per noi questo è un piccolo grande passo. Cosa consiglia ai giovani candidati? Ma ai giovani candidati innanzitutto consiglio di rapportarsi con le persone, con i loro coetanei, ascoltarli, dialogare e costruire percorsi di crescita della propria realtà dove vivono, soprattutto attraverso i temi che sono importanti per loro, dai saperi al miglioramento della qualità della vita delle persone e quindi dei giovani e soprattutto complessivamente a vedere che la politica è una cosa vera, è una cosa seria, e di buona politica in questo momento partendo da loro ne abbiamo bisogno.